Konnichiwa! Benvenuti a tutti voi qui in locale! Sono come sempre Giappo Gamer! Benvenuti qui in un nuovo appuntamento con Ni no Kuni 2, Il Desiderio di un Regno, per portare avanti questa avventura in questo gioco di ruolo targato Bandai Namco, veramente, veramente incredibile. E allora, cari ragazzi, cari ragazze, cari fan, cari iscritti, cari tomodachi, questa è la parola di amico in giapponese, siamo giunti per l'esattezza all'episodio numero 51 di questa epica avventura. Allora andiamo subito a vedere che cosa succede nel fatato mondo di questo Ni no Kuni 2, Il Destino di un Regno. Ok, allora eccoci qui e vediamo un po' che c'è. Ah, ok, bene bene. No, direi di no. Tanto abbiamo già salvato. Ok, allora vediamo un po' il da fare. Tocca andare per di qua e vediamo un po' che caspita succede. Se ad esempio siamo di boss fight oppure no. Vediamo un po', vediamo un po'. Questa è la stanza che utilizzo quando lavoro. Mi capita spesso di doverci restare per tutta la notte. Vabbè. Però era un po' che non venivo qui. Ma chissà perché, Qui dovrebbe esserci un mio mnemolite. Oh, bene, bene. Mnemolite di Suzy. O di Suzy, vabbè. Di Suzy o di Suzy, vabbè, insomma, come si chiama. Cosa hai registrato su quel mnemolite? Sone. Potremmo dire che si tratta della cosa più importante di tutta la mia vita. La più importante? Bene, con questi mnemoliti potremmo riuscire a far tornare in sé Vector. Speriamo. Lo troveremo sicuramente nella sala operativa del magireattore. Andiamo al piano superiore, presto. Dai, Suzy. Mamma mia, che figata, Cornelius. Allora, vediamo un po'. Mamma mia, che roba, che ingranaggi. Però qua la sala, la sala mi puzza i boss fight, Vabbè, vediamo un po' che caspita succede. Allora, non è qua, ok. O forse sì. L'ascensore qui in fondo ci porterà fino al piano del magireattore. Eccala, lo sapevo io, porca miseriaccia boia. Eliminarci, porca la miseria. Eccala, ma che avevo detto, oramai li conosco troppo bene i videogiochi giapponesi, soprattutto i giochi di ruolo. Securtron 2.0. Qui non si passa. Tocca vedere, amico mio. Iko. Dove cazzo è andato? No, cazzarola, questo diventa palla. Vai, coraggio. Che cazzarola, però. Vai così, ragazzi, attaccato, attaccato a sto bastardo. No, ma cazzarola, però. Così, così. No, cazzarola, è andato, Roland. Sì. Vai che sta per terra. Vai che sta per terra. Occhio. Vai, coraggio. Vai, spariamo da lontano, va. Ma che caspita. Ma che caspita fa? Cambio d'arma manuale. Vai così, Roland, così. No, cazzarola. Ma buoni tutti, allora. Grand'erba medicinale su Cecilius. Non c'è bisogno. Ok, su Evan. Roland sta abbastanza bene. Lacrima d'angelo, vai. Su tutte e tre. Ok, così Cecilius torna fra noi. Trifoglio medicinale. Ah, Cecilius. No, grande panacea pure, sta bene così. Panacea totale.
No, non ce n'è bisogno. Vai, coraggio. Si sta caricando sto bastardo. Sì, c'ho pure il mega laser. Occhio, è diventato palla. E porca la miseriaccia boia. E abbiamo appena preso il trifoglio, mortacci tua. Tu caspia stai. Dai, Eruccio Evan. Vai così? No, no. Vai, attacchiamolo. Che questo è tosto. Occhio, si sovraccarica. Noi ci mettiamo qua. Vai, attaccatelo, attaccatelo, attaccatelo. Vai così, vai così. Attacchiamolo, vai così. Occhio che diventa palla, è diventato palla. Sì. Allora, trifoglio medicinale per Reuccio Evan, per Cecilius e pure per Roland. Vai, coraggio ragazzi. Ma che cazzo, l'ha lisciato. Vai ragazzi, coraggio. Aiutateci pure voi. No, 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 no. Che fate, incazzi? È diventato palla, cazzarola. Vai, coraggio ragazzi. Aiutateci. Ok, vai che recuperiamo un po' di energie. Che spara sto raggio laser incredibile. Vai così, ok, vai, ci siamo ripresi. Sì, sì, spara là, spara là, spara là. Vai, vai. Occhio ragazzi, occhio. Ok, questo è un bastardone, mi sa. Occhio ragazzi. E porca miseriaccia boia. Vai pure voi. Occhio. Allora, trifoglio medicinale per Uccio Evan e per Cecilius. Vai così. Grandissimo Cecilius. Grandissimo, interveniamo. Vai così, vai così. Vai così, attacchiamolo in massa ragazzi. Così. Attacchiamolo in massa sto bastardo maledetto. Ancora, che ci attacchi così con sta palla. Vai. Peccato, vieni qua, vieni qua. Dai che manca poco ragazzi. Si è ritrasformato in palla, maledetto. Ok. E zompiamo, cavolo. No, ma ci becca. Vai così. No, cazzarola. Ci ha fatto quasi fuori. Porca la miseria, lacrima d'angelo, vediamo un po', ok. E trifoglio medicinale, ok. Ancora, dai che manca poco ragazzi, dai che manca poco. Mortacci tua. Porca la miseria, vediamo un po'. Carpaccio di mare. Zabbaglione plus. Ok, va bene. Lacrima d'angelo. Cazzarola. Andiamo un po' prima con l'incenso forte. Va bene, ok. Anche a Cecilius e anche a Roland. Ok, un qualcosina abbiamo migliorato. Vai così, vai così. Vai che manca poco. Vai così, sì, yatta, crepato, crepato. E anche la prima volta, bene così.
Sarà più dura del previsto, sì, esatto, sì. Ma ce l'abbiamo fatta, adesso andiamo subito da Vector. E andiamo, va. Ok. Andiamo da sto Vector, va. E vediamo un po' che accade. Giardino della sezione collaudo, sezione a destinazione. Tetto giardino del tumulo, area del magireattore. Vai, portaci qua. Ed eccolo, va, vediamo un po'. Secondo me gli hanno palaggiato la mente, però non lo so. Tocca un attimo vedere come si evolve la situazione. Eccolo là tutto intento in mezzo a mille computer. Vai, coraggio. Coraggio, suzie. Ciotto, Vector, mi devi ascoltare. Ciotto in realtà in giapponese significa poco, però vabbè. Ma insomma. Dunque siete voi gli intrusi. Basta, abbiamo fatto fuori pure il robottone, quindi dovevo aspettarmelo, solo tu potevi riuscire a superare gli impenetrabili sistemi di sicurezza di questa fabbrica. No. A dire la verità, vorremmo mostrarti qualcosa. Che cosa? Suzi, i mnemoliti. Ricorda, Vector, ricorda come eravamo. Questo cristallo di denti che hit, sareba nennyo gyokai ni kakumei ga okiru. Boku tachi Gran Leaf ga gijutsu. Quando ero un giovincelli, Sì, qua, insomma, era importante la tecnologia. Boku no sensu ni jidai ga oitsuku toki ga kuru. Sono hi made. Bravo, bravo. Cioè, aveva belle intenzioni, Mazza, che hai vinto anche il coppo. No, non è una coppa. Il pronto mago. Gran Leaf ga sekai ichi no kigyō ni naru hi mo sou toku nai. Sono hi made minna de issho ni. Beh, voi sapete poi anche come i giapponesi per il lavoro, insomma, hanno questo mito tra virgolette di essere i numeri uno, come dicono loro, Ichiban, quindi numeri uno. Diciamo che tutti i giorni, tutti i santi giorni, i giapponesi cercano di rasentare la perfezione, Fino a quando poi magari non ci arriviamo poco a poco. Vediamo un po'. Che te capita? Che c'hai? Bokuwa. Musaka, kore ga saigo no memori sio. Onegai dakara ano koro no Musaka ni modotte. Shouki o torimodoshite. Dai, te lo chiedi per favore, Eh sì, buono. Kino tetsuya de tsukuttanda. Sekai saikō no enjinia ga tsukutta. Ma che è una gamba robotica? Che cazzo ha creato? Ma che ha perso una gamba lei? Oh cavolo, ha perso una gamba, porca la miseria. Porca la miseria. Sharia. 絶望するのはわかるよ. だけど 僕たちはエンジニアだ. 僕たちが持っている技術は 人を豊かにする. 苦しんでいる人だって. Beh, si vede anche come anche la robotica, ad esempio in Giappone, va tantissimo, insomma. Hanno addirittura fatto camminare delle persone paraplegiche grazie ad una ad un endoscheletro, da quel che so, quindi insomma. Si sa come in giapponese la tecnologia per la robotica, per l'elettronica, sono i primi al mondo, Ci sa niente da fare. È così. Poi magari i transistor li possono pure produrre a Taiwan, ma Taiwan in realtà è prente confinante col Giappone. Cavolo, gliela installata, porca miseria, è perfetta poi. Cavolo, grandissimo. Meno male, l'ha ringraziato. Bene, ottimo. Già. Musaka, kore o mite.
Eccola lì la gamba. Grandissima, gliel'hai ricordato, grandissima. Ima de wa gijutsu ga susumi, hito no ashi to miwake ga tsukanai hodo no mono ni koukan surukoto mo dekita. Demo watashi wa koukan shitari wa shinakatta. Kore wa kono ashi wa kore wa questa. Anata ga watashi ni kureta yuuki da kara. Kono ashi ga atta kara, watashi wa koko made korareta no. Grandissima, sei un mito, grandissima. Anata wa yūshū na enjiniya de ari, kokoro kara shinai dekiru shachō de ari, watashi no taisetsu na tomodachi datta. Soshite dare yori mo omoiyari no aru ningen datta no. Omoidashite. Dai Vector, ricorda, ricorda, coraggio. Eccola, eccola. Vai, vai, espelli il Voldemort che è in te. Coraggio, coraggio. Oh, grandissimo, dai che ricorda. Yatta, bene così. Grandissimo, bene così, bene così. Yokatta. Yokatta. Musaka. Nukashi no anata ni modotte kureta no ne? Grandissimo. Sumanakatta ne. Sharia no okage de daijina koto o omoidasu koto ga dekita. Bene, bene così, mamma mia. Alla grande. Dai che stipuliamo un nuovo contratto, va? Eccala. Kono yore wa? Che cos'è, Testudos. Che caspia so? No, cazzarola, stanno bombardando gli ingranaggi. Eccola, uno sta cadendo, porca la miseria. No, porca la miseria. Oddio, un ingranaggio così sfonda tutto. Porca la miseria. E infatti che ho detto? Ha già sfondato una sorta di torre. Sembra che Testudos abbia ripreso a muoversi. Porca la miseria. Siamo nei guai di questo passo. Testudos finirà per distruggere anche il magireattore, il che causerebbe un'esplosione terrificante. Direi quasi un'esplosione atomica. Se ciò accadesse, tutta Sequoia si ridurrebbe in cenere nel giro di un istante. Cosa? Allora dobbiamo sbrigarci a fermarlo. Testudos possiede una capacità di camuffamento ottico. Eccola. Per questa ragione non riesco a individuarlo sullo schermo. Ma stando allo schema delle correnti elettriche è probabile che si trovi in cima alla torre. Possiamo raggiungere il tetto con l'ascensore di prima, sbrighiamoci. Ok, missione aggiornata all'ira di Testudos. Ok. Ma non si può nemmeno salvare. Vabbè, proviamoci. Eccola, che accade? Non è possibile? Nanto. Cavolo, ho distrutto tutto quanto. Non si può accedere all'ascensore di questo passo. Sarà impossibile raggiungere il tetto. Cazzarola. Calmati, non abbiamo lasciarci prendere al panico. Deve esserci un altro modo per procedere. Sì, magari per le scale. Ci sono delle scale esterne o interne? Dai, coraggio, Vector, fatti dire un'idea, dai, coraggio. Oh, un modo c'è, bene. Se mettessimo una grande quantità di energia nei tubi ad alta compressione del magireattore e formassimo così un campo di forza in grado di resistere a pesi elevati, immettere energia nel magireattore, così facendo dovrebbe verificarsi ripetutamente la reazione dello schema G e quindi... Ma certo, diventerebbe possibile dare sostanza alla luce per un breve periodo, così facendo potremo creare una scala con cui raggiungere il tetto. Solo un genio saprebbe tirar fuori un'ipotesi del genere quando tutto sembra perso. Però così facendo... Sì, sì, lo so, le ipotesi hanno un senso solo quando le dimostri. A tutto il personale, concentrate l'energia disponibile nei tubi ad alta compressione del magireattore. Ma, direttore,
Così gran parte dell'energia all'interno del reattore verrà emessa fondendo i tubi ad alta compressione. Lei più di tutti dovrebbe sapere cosa comporterà. Esatto, il maggioratore supererà il punto critico e si spegnerà senza poter mai più essere riavviato. Vuoi farlo veramente? Era un sogno così importante per te. E allora proteggere questo paese e i suoi abitanti è un milione di volte più importante del mio bellissimo sogno. Io sono il direttore di una ditta e la mia responsabilità è proteggerla. Concentrate subito tutta l'energia nei tubi ad alta compressione nel magi reattore. È un ordine del direttore. Sì signore, lunga vita a Sequoia. Banzai, banzai, banzai. Ok, magicamente appaiono le scale. Fantastico, fantastico. Vediamo un po' che caspita accade, tutti a lavorare. Il maggioratore supera il punto critico, immissione dell'energia nei tubi ad alta compressione completata. Ottimo lavoro, adesso sgombrate subito questo posto e fate evacuare tutta la popolazione in un luogo sicuro. Mamma mia, dovrebbe esplodere tutto. Tuttavia il maggioratore è in una condizione estremamente instabile, dobbiamo allontanarci quanto prima. Con chi crede di avere a che fare? Ci penserò io da solo a controllare il maggioratore. Ma direttore, come farà da solo? Mi la caverò senza alcun problema. Ne è proprio certo? Va bene. Farò in modo che tutti si mettano al sicuro. Abbia cura di sé, direttore. Come penso sia chiaro, io resterò qui e mi occuperò del maggiratore fin quando non si sarà stabilizzato. Basterebbe sbagliare di un millimetro per far saltare tutto in aria, ma con la mia abilità superiore non correremo alcun rischio. Vi chiedo scusa, ma devo chiedere a voi di far calmare Testudos. Va bene, direttore Vector. Corriamo in cima, amici. Ok, ma non si può. Vediamo un po'. In un rotame seleziona destinazione. Vediamo un po', ma se andassimo alla sezione collaudi prima di tutto ciò. Ma ci si può andare? Sì, adesso funziona, cavolo. Però vediamo un po'. Vediamo un po' se c'è un punto di salvataggio. Ah, ok, c'è, eccolo qua. Ok, bene così. E allora, ok, bene così, possiamo pure salutarci qua per quanto riguarda questo episodio di Ni no Kuni 2. Ovviamente termina qui. Io spero che vi sia piaciuto. Se così fosse, invito a lasciarmi un like per arrivare a 10 likes per quanto riguarda questo episodio. So che ce lo potete fare tranquillamente. E allora, ovviamente poi commentate, condividete con i vostri amici e fa conoscere il Giappogamer lungo e largo. Seguite i miei vari social come sempre, pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale se non siete iscritti, attivate la campanella per rimanere aggiornati ai miei vari video e episodi su gaming giapponese a 360 gradi. E in ultimo, ho aperto anche un blog su WordPress e mi trovate scrivendo giappogamer.com.blog, dove scrivo praticamente news e recensioni vari sui videogiochi che riesco a portare a termine nel mio canale. Seguitemi in massa anche lì. E allora, ok ragazzi, io vi ringrazio di essere stati fin qui dal vostro Giappogamer. Per il momento è tutto, matane e ai prossimi episodi.